un pianeta totalmente rosso, sembra quasi che vada a fuoco. Adesso torno, forse. Dove è finita la navicella? Oddio. Allora, però avevo il... avevo... non ce l'ho più. Non ce l'ho più. Avevo la scorta di ossigeno, ma... adesso succede di nuovo, sono morto di nuovo, muoio di nuovo. Sono morto di nuovo. Ciao ragazzi, bentornati. Allora, oggi vi porto un gioco che mi incuriosisce da qualche tempo. È appena uscito in Early Access. È uscito il 25 marzo di quest'anno, 2022. E in sostanza si tratta di un gioco survival, perché... avete capito che ormai mi piacciono questo tipo di giochi. È un PEGI 7, quindi come età insomma di accesso a ragazzi, insomma bambini sopra i 7 anni. E su Steam lo trovate, in questo momento io l'ho preso in sconto a 16 euro, normalmente credo sia intorno ai 18-20. È un accesso anticipato, come dicevo, e in sostanza andremo ad atterrare su questo pianeta inospitale, come minimo inospitale, e dovremo cercare di renderlo abitabile. Non ho capito bene se solo per noi o per eventuali arrivi futuri. È un gioco che chiaramente è appena uscito, è già molto ricco di dettagli e molto ricco di cose da fare, però ovviamente è in fase di sviluppo, quindi aggiungeranno cose, aggiungeranno... dinamiche, immagino una storia, anche se una storia già c'è, però sicuramente è un gioco che evolverà nel tempo. Io comincerei a giocarci e vediamo come ci troviamo. Cominciamo. Allora, eccoci qui. Andiamo a cliccare su play. New game. Direi di sì. Nome survival 1, va bene. Game mode standard, relaxing, intense, hardcore. Direi standard, giochiamolo come l'hanno ideato loro. Landing site standard oppure Grand Rift, Sand Falls, una zona ancora più sfidante, o a caso? Facciamo a caso, random, vediamo cosa succede. Survival 1, va bene, proviamolo così. Eccoci qua. Allora, siamo, credo, arrivati sul pianeta. Siamo all'interno della nostra capsula, giusto? Craft, cosa mi fa fare? Con il click destro, sinistro, mi fa fare le prime cose. Oxygen, ok. Abbiamo indicatori di cuore, che penso sia cibo, acqua e ossigeno, giustamente. Ma vediamo un po' come si muove. Ho una prima cassa. Abbiamo un seme del space food che va sempre bene, bottiglie d'acqua e ossigeno. Allora, comincerei, questo lo lascerei qui per il momento che non sappiamo cosa farcene. Lo space food lo prenderei, come si prende col click perfetto, un ossigeno e un'acqua, giusto per sopravvivere i primi 5 minuti almeno. Va bene. Volevo un po' modificare il mouse, che è un po' lento, vediamo se riesco a modificare un po'. Ok, ho modificato un attimo la sensibilità del mouse, che si può fare tramite le opzioni, perché andava effettivamente troppo lento, ci mettevo 2 anni. Oh, read message. Welcome to your assigned planet, quindi benvenuti nel vostro pianeta assegnato. La vostra missione, la tua missione è di terraformare, di avanzare il processo di terraformazione di questo mondo, generare ossigeno, calore e pressione. Il primo obiettivo è 170.000 T, che non so ancora cosa siano, e creare un'atmosfera blu. Va bene, senti nel corpo, anno 3058. Benissimo. Usciamo fuori. Vediamo quanto tempo duriamo. Questo è titanio e con il click lo vado a raccogliere. Ok, magnesio. Guardiamoci intorno. Un pianeta totalmente rosso. Sembra quasi che vada a fuoco. Non so esattamente dove siamo capitati a livello di territorio. Qui c'è una grossa buca.
Vabbè, cominciamo ghiaccio. Cominciamo ad esplorare. Silicone. No, silicone non sarà silicone. Silicio. Oh, siamo già a corto di ossigeno. Mamma mia. Come si fa in fretta? Oxygen critical. Sì, 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 sì. Torniamo dentro. Ok. Cosa possiamo craftare con questo? Vediamo un po'. Microchip construction. Equip this chip to be able to build structure and pressing. Oh, quindi con questo saremo, potremo costruire qualcosa. Direi di farlo subito. Preso. Questo per decostruire, quindi distruggere. La torcia. Un backpack, che iron, due iron backpack, lo prendiamo subito. E oxygen tank, quindi un altro cobalto, iron, magnesio, va bene. Quindi iron, andiamo subito per l'iron, anche questo ci serviva però. Anche questo mi pare, ci serve un po' tutto a dire il vero. Iron che volevo fare subito, il backpack, quindi lo zaino. Dov'è l'iron? Che si capisca molto. Silicio. Dai, dai, un ferro. Silicio, silicio, tutti silici. E il ferro. Tra l'altro devo... controllerei sempre dov'è la navicella, perché ho paura di perdere ossigeno. Tra un po' infatti devo tornare dentro. Hai ragione. Devo tornare subito. Volevo proprio del ferro, ma non l'ho mica trovato. Non sarà mica questo? Sì. Vicino casa. Torniamo dentro. Sì, sì, sì. Non ho capito cosa succede se rimango fuori con, senza ossigeno, ma eviterei di provarci. Craft. Allora, facciamo un backpack subitissimo. Dove ce lo mette? L'ha già indossato? No, quindi non l'ha indossato, vero? Col click lo indossa molto bene. Anche il microchip lo mettiamo molto bene. Andrei avanti. Cos'altro volevo fare qui? La ricarica di ossigeno più grande. E ci manca un ferro. Andiamo a cercare il ferro. Questo mi sembra ferro. Sì, bene. Silicio. Io sto prendendo tutto, ma dubito che mi serva tutta questa roba subito, subito. Ho già perso la camicella, eccola qua. Ciao, facciamo anche la riserva di ossigeno e la mettiamo subito nell'inventario. Bene. Come faccio per costruire? Con l'ex? No, con la Q. Oh, con la Q si va a costruire. Abbiamo il living compartment, quindi una stanza, la porta per la stanza, una scala, la lampada da esterno, le foundation, quindi le fondamenta, l'iter, quindi quello che ci serve per fare calore, wind turbine per generare elettricità, ferro, ok, va bene, va bene, va bene. Quindi titanio, ferro, questo ci serve l'iridium che non ho ancora visto. E con questo vegetube mettiamo la pianta per generare ossigeno. E questo ci manca l'iron. Tutta questa roba però va fatta dentro una struttura, quindi comincerei a costruire qualcosa. Cominciamo con le foundation e quindi ci serve l'iron. Eccolo qua. Ancora iron, iron, iron. Allora, qualche video di questo gioco li ho già visti in giro e nelle fasi iniziali suggerivano di costruire, diciamo, in alto. Perché ci saranno delle fasi del gioco successivamente alle prime dove sostanzialmente se avremo successo nel terraformare questo pianeta, controllo l'ossigeno, avremo ovviamente dell'acqua, dei laghi e quindi le zone, diciamo così, concave, anzi si andranno a riempire di acqua. Oxygen, sì, adesso torno, forse. Dove è finita la navicella?
Oddio, costruiamo una cosa. Vediamo se si riesce a fare. Sì. Costruiamo. No. Costruiamo anche questa. Bene. Andiamoci dentro subitissimo. Ok. Devo bere. Vediamo se riesco a bere. Right click to consume. Presa. Molto bene. Io ho già perso la... ho già perso la base. Dove è finita la... Ah, eccola qua. Sotto lì c'era. Low power. Vuol dire che siamo senza... Allora, Q. Io voglio fare le cose per bene, quindi... Uno qua. Non voglio fare un altro. No, no, no. Melma, ho sbagliato. Le cose per bene volevo fare io, eh. Le cose per bene... Niente, mi serve subito il cibo per decostruire. Cosa serve? Il cibo per distruggere. Il silicio. Prendiamolo subito. Prendiamo subito il silicio. Che devo togliere quella roba che ho fatto. First steps mi dice. I prossimi step. Il drill. Ok, devo fare chiaramente le cose di base. Ma prima questo. Perché ho sbagliato e devo subito rimediare. Ok. Vediamo come si fa per cancellare. Si farà così. No, ah, ecco la rotellina cambio, modalità, molto bene. Quindi questo lo voglio di fianco a quest'altro, me lo fai? Sì. Ci facciamo anche una scaletta che vada a congiungersi con... Cosa facciamo qui? Lo farei qui. Non vedo niente perché è buio, però indovino, provo a indovinare. Ok, sì. Poi facciamo... non posso. Due iron e un titanium. Vediamo un po'. Sembra... No. Dai, però... Dai, decostruiscilo. Bravo. Colpa mia che sbaglio, Sono un po' pignola su queste cose. Voglio cose costruite bene. Allora, voglio che sia qui... sopra, ma qui sopra fatto bene, non qui sopra fatto male. Ok, ce l'ho fatta. Ultima porta. No, no, è materiale. Allora andiamo nella navicella. Ah, ecco, stavo... Ok, ho avuto un esempio di cosa succede quando sei senza ossigeno. Non muori subito, ma insomma, comincia a star male. E poi penso che la morte arrivi poco dopo. Comunque, ghiaccio. Cos'è che mi serviva per la porta? Ferro, come al solito. Questo non è ferro. Ferro. No. Quando serve ferro, mai proprio. Ok, dovrebbe essere ferro anche questo. A parte che devo decostruire quella di prima, che l'ho costruita a caso e... Warning, power law, hai ragione, ora faccio la porta e poi ci dedichiamo subitissimo. Oh, questo lo decostruiamo subito. Hai ragione, ora... Anzi, prima di ricostruirlo, andiamo dentro a ricaricarci di ossigeno. Benissimo. E poi ti posso anche decostruire. Ora, costruiamo la prima drill, visto che abbiamo i materiali. La possiamo mettere in questa zona, tipo. Sulle rocce non si può. Lo mettiamo qua. Giustamente mi dice, cosa fai senza l'energia? Non è che si può... Io lo metto quasi di fianco. Di qua. Oh! Bene! Abbiamo la prima fonte di energia. Quindi, Craft Station T2. Questa ci serve, lo farei nella base.
e il vegetube. Il vegetube si può fare subito, ma a questo punto andrei a prendere la pianta che abbiamo, perché abbiamo una pianta, e ce lo prendiamo e ce lo portiamo dentro. E questa sarà la nostra piccola casetta, la nostra base. Allora, vegetube subito subito, che facciamo l'ossigeno. Non capisco se ha un senso. Mettiamola così. Ok. Open. Bene. Di là. Perfetto. Yeah. Molto molto bene. Poi la craft station subitissimo, anche questa. Però la metterei da questa parte. Così. E siamo già senza l'elettricità. E serve l'iron di nuovo. Ok, un po' di scorta di ferro l'abbiamo fatta. Vado a costruire un'altra turbina. Anzi, quasi quasi ne costruisco un po', perché tanto l'energia ci si è... Ah, l'ossigeno, sì 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 sì. Ora ti do subito ossigeno. Prima costruiamo questa e vediamo se posso fare anche un'altra. Facciamo fare subito subito un'altra. Oh yeah. Corri, corri dentro, corri dentro, corri dentro. Sentite il cuore. Il battito del cuore come accelera. Bene, cosa possiamo fare nella crafting station nuova? Niente. Beta exoskeleton 1. Facciamolo. Facciamolo. Dove lo metto? Al posto di questo? Vediamo se funziona. Oh, molto bene, funziona. Quindi rimettiamo questo a posto. E ora farei... non posso fare una cassa? Sì che la posso fare. Allora, la metterei subito subito qui di fianco, con la freccia rivolta verso di qua. Così cominciamo a metterci dentro i materiali di cui possiamo fare a meno in questo momento. Tipo tutto questo silicio. Basta cliccarci sopra, è molto facile. Lo mettiamo qua, per il momento tutto insieme. Clic, mangerei e berrei. No, non volevo metterlo qua. Perché giustamente mi dice se sei nella cassa. Ah, oxygen, non è acqua. Giustamente l'acqua l'ho già fatta fuori. Right click to consume. Bene. Mentre l'acqua l'abbiamo lasciata dentro là. Ma se volessi altra acqua, come la faccio? Non si sa ancora. Beh, intanto vado a prendere l'acqua che ho là. Intanto prendiamo l'acqua che ho qua. E la bevo subito. Ok. Qui cosa posso fare? Basta. Ah, qui posso fare l'acqua. Con il ghiaccio. Con il ghiaccio. Che è là. Io un'altra biscorta la farei. Insomma, acqua e cibo non rimarrei proprio senza. In un survival. Sono proprio la base. Ok, allora... proverei ad espandere già la basettina. Tipo... Ah, non ho iron. Beh, ma uffa però. Dice che devo fare questi screen qua. Cerco altro iron. Sono morta. Oh. Allora, ero troppo lontana. Ero troppo lontana e non ho fatto in tempo a tornare, sono morta. Come vi ho fatto vedere prima, mi dice un po' dell'inventario l'hai perso. Non ho capito se l'ho perso e lo posso recuperare. Ero praticamente là, non ho fatto in tempo a tornare e mi dice un po' di inventario l'hai perso. Ora voglio tornare là per capire se è recuperabile quello che perdi, se muori. Oh, Oxygen Tank T2, molto bene. Perché andare a recuperare materiale in giro è veramente dispendioso, come, cioè devi fare un po' di strada.
E in questa circostanza sono morta. Ero praticamente qua. E no, ma credo di aver perso tutto quello che avevo trovato. Quindi tutto il mio iron di cui avevo fatto oggettivamente scorta, l'ho perso. Va bene, sai che sapete che faccio? Allora mi costruisco un'altra base qui, in modo che insomma la uso come. Lo so che hai. Dai, uffa sempre l'iron però. Allora, però avevo il. Avevo. Non ce l'ho più. Non ce l'ho più. Avevo la scorta di ossigeno, ma. Adesso succede di nuovo, sono morto di nuovo, muoio di nuovo, muoio di nuovo. Sono morto di nuovo, sempre nello stesso punto. E vedete, sei morto e hai fatto cadere un po' del tuo inventario. In questo caso tutto. Devo ingegnarmi meglio questa cosa, devo studiarla meglio per non morire di nuovo. Questo. Allora, io ho potuto. Intanto mi porto l'ossigeno di scorta perché. Poi, avevo preso il ghiaccio, lo riprenderei per farmi l'acqua, che tra un po' siete di nuovo. Che tra un po' siete di nuovo. Ok. Facciamoci l'acqua, veloce, veloce. Carino comunque questo gioco. Cioè, oggettivamente per essere la prima versione. Early Access praticamente è veramente fatto bene. Poi con due cobalto c'era la tank di ossigeno. Questa ce n'ho già una. Vabbè, per il momento me la tengo. E mi serve sempre l'iron. Che volevo finire di espandere la basettina. E così cominciamo a esplorare un po', insomma. No, scambio sempre il silicio per il ferro, perché sono abbastanza simili come colori anche. Hanno tutti e due una venatura rossa. E ogni volta mi sbaglio. Sono a 145, prendo l'ultimo, poi tornerei, perché sennò muoio di nuovo. E non mi va proprio di morire di nuovo. Quarantacinque. Vediamo un po'. Sì, lo so. Sono quasi arrivata, sono quasi arrivata. Andiamo a ricaricarci l'ossigeno. Oh. Non mi fa costruire direttamente da dentro, vero? No, a parte che mi manca il titanio. Non ce l'ho qua dentro. Silicio no. Questo lo lascio lì perché tanto il silicio non mi interessa. Il titanio però mi serve. L'iron mi serve. Vediamo cosa posso fare di nuovo. Ah, eccolo qua. Oxygen Tank 2. Silicio, titanio, magnesio, magnesio. Ma così facile. Lo faccio subito. Silicio, titanio, silicio. Titanio non ce l'ho. Cobalto mi pare. Vediamo un po'. Sì, titanio e due magnesio, vediamo un po'. Titanio è là. Questo è magnesio, sì. Un altro magnesio. E mi manca il titanio. Che forse è questo. Eccolo qua, andiamo a fare subito. Ah, intanto stavo guardando in alto, sopra la mia testa, i nostri TI stanno salendo. Siamo a 217. 218. Beh, dai, salgono abbastanza. Allora. Andiamo con l'oxygen. Ah, devo togliere dall'inventario questa. Come se la impugnassi. E facciamola due. Eravamo a 145, quindi base 100, prima 145, vediamo ora. 200. Oh! Ci dà respiro, nel vero senso della parola. Ma ragazzi, direi che per la prima
Puntata, abbiamo fatto già un po' di cosine. Magari per concludere, se me la fa fare, no, mi manca il titanio. Volevo allungare giusto la basetta qua. Se trovo un titanio al volo lo faccio. Ok, l'ho preso, così concludiamo in modo dignitoso questa puntata. Facciamo un'altra base di qua, me la fa attaccare. Oh, così abbiamo già più spazio. Oh, che bello! Direi che c'è decisamente più spazio. Bene, prossima puntata faremo voglio fare questi tre schermi, così ci danno insomma la situazione. Ah, hydration, devo bere, adesso bevo. Li metterò su questa scrivania, o posso fare anche il letto. Interessante, ci serve il tessuto che però ovviamente non abbiamo ancora, lo troveremo. Sedia, insomma, possiamo arredare anche la nostra base in modo abbastanza carino. Dai, ragazzi, per il momento concludo qui e ci vediamo al prossimo video. Se vi piace questa serie, fatemelo sapere e continueremo a seguirla insieme anche per i prossimi aggiornamenti che sicuramente ci saranno. Alla prossima!